Ragazzi, è il bacio più lungo nella storia del Grande Fratello. No! È stata non la, ci una credo. Delle ex di Pietro. È certo che è una delle ex di Pietro. Questa me la paga cara. Brutto disgraziato. Assai. Certo che è una sua ex. Lo sapevi tu. Ma come no? Ma loro si Guarda sentiva... come si stringe. Ma loro, cioè, tu lo sapevi che loro si vedevano anche fuori? Ma no, io sapevo che non si erano più visti da anni, sapevo che ogni tanto si sentivano. Hai mai tradito Antonella Elia? No. È un falso, lo vedete anche voi. Basta. Barbara, niente, io devo... Grazie comunque. No, lo grazie so, la... utilizzerete questo domani sul Grande Fratello, così... No, non lo so, credo. Io non ho sbagliato io a venire. Ma è una buffonata manipolata da chi? Ma io non domanda, dico risposta. Io sto dicendo che le cose che io ho dichiarato. Ma tu vieni sono a casa vere. Mia e dici che questa cosa è tutta manipolata ed è una buffonata. Ti chiedo da chi? Ma se quindi qualcuno qui, l'ha fatto apposta? Quindi io l'ho fatto apposta. Ma non dico te. Beh, sono io qua, Live non è la D'Urso, si chiama, non Live non è delle piane. Live non è la D'Urso, quindi sono io che ho manipolato. Vabbè. Voi che parlate male nel blocco precedente avete preso anche, per il culo Antonella, il culo Antonella. Quello che dici, gli spegni per favore. E basta, tu, e dai. Ma che è un teatrino? Prendete per il culo e dite che... Scusate. Volevo consigliare al signor doppiatore, attore, di non solo non attaccare gli altri, ma soprattutto non permettersi mai più, per quanto riguarda me, di raccontare i miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia e i fatti miei, per fare il simpaticone, perché non hai fatto ridere nessuno. Detto questo, lo saluto caramente. Com'è? Salutama a Soreta. Ti chiedo scusa per domenica scorsa perché ho parlato del privato e ti ringrazio per darmi la possibilità di replicare, veramente, di cuore. Ok, no, ti spiego Pietro, perché io, a differenza di altre persone, sono veramente molto molto legata al mio privato, non ne parlo mai a differenza di altri. Hola, mi amor. Pietro. Ti ricordi ancora di me? Più o meno che guardami più. Bene. Sei bellissimo. Ma parliamo. Tutta la notte. Allora, ti faccio una proposta davanti a tutti. Quando esci di qua, tanto prima o poi uscirai stasera, io ti aspetto fuori, mica. Ok. E stacchiamo i telefoni. Ok. Il tuo lo puoi lasciare staccato completamente. Il mio lo stacco davanti a te. E stanotte la passiamo, ci diamo delle spiegazioni. Non ho mai avuto la fortuna di incontrare una donna come lei nella mia vita. È la prima volta che incontro una donna
vera, una donna che mi difende, una donna che dice delle cose su di me fantastiche, che sono l'uomo ideale, sono l'uomo, che ha l'uomo dei suoi sogni, che il nostro amore è assoluto, è unico. Queste parole nessuna donna le ha mai espresse nei miei confronti, ed è una cosa bellissima, e io ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto.